Tosoni, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio, autorevole Presidente del Consiglio nel settore bancario, nessuno può mettere in dubbio l'autorevolezza del nostro Presidente del Consiglio. Ecco, a seguito di questo decreto Draghi, ecco, quali sono le sue riflessioni di addetto ai lavori come commercialista e consulente del lavoro? Sì, e nonché presidente dell'Associazione Tutela Impresa, che da molti anni si occupa di problematiche delle aziende. Dove qui c'è la sede nazionale. Esatto, poi abbiamo sedi in molte regioni italiane. Quindi le regioni ci abbiamo l'Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, e quindi siamo abbastanza. Questa l'ho fatta, l'ho costituita nel 2014 proprio perché sono ormai stato 7 anni. Sì, sono stato uno dei primi in Italia a parlare di anatocismo usura, di contenzioso bancario, quindi da tanto tempo che sto diciamo a fianco delle imprese per questa problematica, per aiutarle dove veramente serve, e quindi ho molti collaboratori, altri studi professionali, di professionisti che sono diciamo dislocati in varie regioni italiane, e questo certo. È un ottimo sostegno per tutti quanti. Parliamo di questo decreto Draghi, che è stato anche un po' contestato. Sì, questo decreto secondo me è sempre il solito decreto politico che è espresso come un bazooka di fuoco, come un miracoloso, un tocca sana per le aziende dal mondo politico, però all'atto pratico le aziende non hanno mai alcun diciamo sostegno o beneficio di questo qua. Infatti, se andiamo a vedere bene, ad approfondire la situazione, parla questo qua di condonare, tra virgolette, poi andiamo a vedere pure che significa condono, le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2010. 11 anni. Fino a 11 anni fa le cartelle si prescrivono, non dico che tutte sono prescritte perché magari se c'è qualche interruzione, c'è qualche cosa, però diciamo che il 90% o 95% sono prescritte. Da tenere presente che la prescrizione va 10 anni è il massimo per le imposte dirette e indirette. Le sanzioni di queste ed interessi di queste iscrizioni a ruolo si prescrivono in 5 anni. In 5 anni si prescrivono tutti i contributi IMSS, INAIL, solo 5 anni, quindi bolli auto si prescrivono in 3 anni, quindi inutile certo. Che tu mi dici, caro Draghi, vi annullo le cartelle fino al 2010, quando già non c'è più alcuna possibilità di riscuoterle. Quindi diciamo, questo è soltanto l'aspetto politico di far vedere che c'è un grande aiuto per le aziende, ma l'atto pratico non esiste alcun beneficio. Ecco, dal recovery plan, visto che l'economia, diciamo, la media c'è cioè una diminuzione di PIL del nazionale 3-4% e nelle Marche addirittura l'8%, studio Svimez, siamo una regione, diciamo, ormai viene annotata come regione del sud, non è più regione del centro-nord. Sì, no, tutti artigianelli qui delle parti della esatto. zona marchigiana, tutte piccolissime quindi, industrie che, o artigiani e artigiani che bene o male sono coinvolti. Riuscirà, ragioner Tosoni, la recovery plan 1,7 miliardi solo per la regione Marche, a sanare questa problematica delle imprese che stanno sparendo? Ecco, se vengono distribuiti come i decreti sì. di PCM sicuramente no. Però vanno valutate queste scelte, queste aiute sotto l'aspetto concreto dell'azienda. Inutile che se un politico non è stato mai dentro un'azienda non può fare la legge, non può capire qualcosa, le vere esigenze dell'azienda, le vere problematiche. Bisogna scendere. Però Draghi è stato un principe delle banche, il capo della BCE, non sì. è proprio diciamo, un uomo qualsiasi, conosce le dinamiche economiche. Proprio dovrebbe intervenire allora a far ben funzionare il rapporto banca-contribuente, banca-cliente, perché le banche tutt'oggi non credo che siano molto propense o inclini a sostenere le aziende. Se non c'hai la garanzia del 200 o 300%, non bisogna neanche accostarsi lì
all'interno di un istituto Ecco, quindi decreto. correttivi eventuali da Certo. apportare a questo decreto sostegni di Draghi Sì, recente, che è stato anche contestato da molte categorie. per quanto riguarda il periodo minimo da riportarlo 2000-2015 come era il testo iniziale, provvisorio. Sì.